Quelli con i capelli bianchi si ricorderanno certamente, tanti decenni fa, le messe che venivano celebrate in latino. Un rito che è scomparso, ma che a Papa Ratzinger piacerebbe se fosse ripreso. E in Abruzzo c'è stato il ritorno alla tradizione della messa celebrata in latino. Un vero e proprio evento che c'è stato ieri sera nella chiesa del Santissimo Salvatore a Silvi Paese. Giudica me, Deus, et discerne causa mea. La gente non santa. Poco prima delle 21, Don Andrea di Bonaventura ha iniziato ad officiare l'antico rito della messa tridentina o messa romana classica, una messa che ha visto una massiccia presenza di credenti e che è stata anche accompagnata da alcuni cori autoctoni. La celebrazione del rito liturgico è stata promossa ed organizzata dall'Ordo Christianus Miles, un movimento cristiano-cattolico tradizionalista attivo a Silvi ormai da diverso tempo. Dote sempre rivolto verso l'altare solo in due occasioni guarda i fedeli, la lettura dell'Epistola e la lettura di un passo del Vangelo. Altre particolarità, la comunione avviene con il prete che mette l'ostia direttamente in bocca del fedele e la messa si conclude con la lettura dell'inizio del Vangelo di San Giovanni e la recita, ovviamente in latino, del Salve Regina. Un ritorno al passato, insomma, a prima del 1969, quando Papa Paolo VI abolì la messa in latino. In ogni caso, un evento per Silvi.